Benvenuti a tutti a questo evento online di Cyber Security Italia dal titolo Strategie di diversificazione delle soluzioni di cyber security per le imprese e per la PA. È un tema di stretta attualità, un tema caldo. Abbiamo preso in prestito la parola diversificazione dall'articolo 29 del decreto legge cosiddetto Ucraina, con il quale il governo ha introdotto per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di diversificare queste soluzioni di cyber security se sviluppate da aziende legate alla Federazione Russa. E poi l'ACN, l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, 2 giorni fa ha fatto anche un assist a questo webinar, pubblicando la tanto attesa circolare. Con questa circolare, l'ACN, l'Agenzia Cyber Nazionale, ha posto nella blacklist 3 aziende legate a Mosca, ma soprattutto che cosa ha fatto? Ha fatto chiarezza su questo termine diversificazione. Cosa significa diversificazione? Sostituire hardware e software sviluppati da queste aziende legate alla Federazione Russa oppure accostare a questi software altri compatibili? Ebbene, la circolare ha fatto chiarezza perché parla di migrazione da questi software hardware se sviluppati da queste aziende legate a Mosca per quanto riguarda la pubblica amministrazione. Recentemente ho avuto anche il privilegio di intervistare Baldoni, il direttore generale dell'agenzia, e mi ha spiegato che questa esclusione è dovuta ad una scelta tecnica, aggiungendo anche che ormai si parla di geopolitica quando si parla di tecnologia. E di questo parliamo oggi, di geopolitica, tecnologia, di questo approccio di diversificazione in ambito cyber per quanto riguarda la pubblica amministrazione e anche le società private. Ebbene, lo facciamo con 7 illustri relatori che vado subito a salutare e do il benvenuto a Massimiliano Capitanio, Giovanni Arcuri, Cristina Costarelli, Federica Dieni, Walter Narisoni, Alberto Pagani e Roberto Setola. Grazie a tutti per aver accettato l'invito di Cyber Security Italia e partiamo con Massimiliano Capitanio, deputato eletto commissario Agicom. Allora, Capitanio, ci dica qual è la sua analisi politica su questo tema? E buongiorno a tutti, saluto anche gli altri relatori e ringrazio gli organizzatori per l'invito. Il tema è assolutamente cruciale e purtroppo, come lo era stato la pandemia, un fattore di accelerazione nella digitalizzazione di alcuni processi e nello sviluppo di alcune pratiche di monitoraggio, purtroppo il contatto pratico con la guerra scatenata dalla Russia ci ha costretto a confrontarci in maniera più operativa con il tema della cybersicurezza, un tema che parte da molto lontano, con il primo perimetro analizzato a livello europeo nel 2016, fino ad arrivare ai recenti decreti che hanno istituito il perimetro nazionale di cybersicurezza e l'Agenzia Nazionale. In particolare, con il decreto Ucraina si danno delle indicazioni per la prima volta in maniera chiare e circostanziate alla pubblica amministrazione perché sviluppino delle pratiche di controllo e di autodifesa con la messa al bando di fatto di 3 società e 6 best practice da adottare a livello comunale. Ecco, diciamo subito che la circolare è molto chiara, aiuta e sostiene la pubblica amministrazione che difetta inevitabilmente di cultura e formazione su temi cardine come la difesa, l'utilizzo di antivirus e altri prodotti. Diciamo che dal confronto che spetta fare a noi come politici, nel senso di contatto tra la funzione legislativa e poi la messa a terra dei provvedimenti, diciamo che la circolare aiuterà sicuramente le grandi città, i capoluoghi di regione, di provincia, ma ricordiamo che in Italia i comuni sotto i 5.000 abitanti sono circa il 75% rappresentano il 75% della popolazione e quindi è vero che sono stati al momento censiti circa 2.270 pubbliche amministrazioni che utilizzano hardware o software legati comunque ad operatori russi, però nei piccoli comuni serve una campagna di monitoraggio come indicato dalla circolare e di sostegno perché nonostante le indicazioni siano chiare e ci sia un primo monitoraggio
dei software rischiamo veramente di lasciare scoperta la maggior parte del territorio quando insistiamo su questi temi. Il PNRR, avendo messo a disposizione almeno nella prima missione 623 milioni per lo sviluppo dei presidi di sicurezza, dà un'accelerazione verso la pubblica amministrazione, ma rimane il tema fondamentale della formazione a livello dei piccoli comuni. Noi a livello di PIL arriveremo ad investire magari qualcosa di più nel 2027, ma al momento anche nei paesi del G7 siamo quelli che in temi di cybersicurezza investiamo meno. E poi rimane poi il tema cardine della formazione. In Italia ovviamente il sistema scolastico già dalle scuole superiori, ma soprattutto a livello universitario, deve comunque attuare degli sforzi maggiori, e in parte lo stiamo facendo, per mettere a disposizione del paese personale che in questo momento manca. Ci sono i fondi, ma purtroppo mancano eventualmente le persone per poi mettere a sistema queste linee. Bene, abbiamo tra gli speaker appunto una preside. Un'altra domanda per lei, Capitano. Il decreto deve essere convertito in legge in Parlamento. Sono previsti importanti emendamenti? Io credo che, come lo era stato per adesso, l'iter partirà al Senato per poi arrivare alla Camera. Non credo che vengano introdotti modifiche sostanziali al provvedimento, anche perché c'è la necessità di accelerare. Poi, come sappiamo, il decreto di fatto inizia già a sortire i primi effetti in questo periodo. Ripeto, la cosa fondamentale che cercheremo di veicolare attraverso eventualmente ordini del giorno più che emendamenti è il sostegno e l'accompagnamento alle pubbliche amministrazioni minori, perché ricordiamo il 75% della nostra popolazione vive in comuni sotto i 5.000 abitanti. Noi possiamo proteggere Milano, Roma, Torino, ma se dovesse partire un attacco centrale a comuni che alcune volte hanno i server contenuti ancora in PC di vecchio stampo, il problema sarebbe sicuro, senza poi citare tutti gli attacchi a cui sono state sottoposte anche le regioni. Ricordiamo il caso della sanità nel Lazio. Certo. Capitano, lei resterà ancora un altro po' con noi? Assolutamente sì, sono qui per ascoltare e imparare. Ok, allora passiamo subito ad un intervento tecnico da parte di Giovanni Arcuri, Chief Technology and Innovation Officer, Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli. Ovviamente il Gemelli è un soggetto di diritto privato, non è obbligato a rispettare il decreto legge, ma è interessante ascoltare qual è l'approccio dell'ospedale numero uno in Italia, secondo la classifica del Newsweek, lo storico magazine americano. Arcuri, a lei la parola e si può anche aiutare con delle slide. Grazie infinite, grazie anche grazie per l'invito agli altri relatori e grazie anche per avermi fatto seguire all'intervento dell'onorevole Capitanio, perché devo dire, intanto come opportuna premessa, la nostra organizzazione è un ente di diritto privato, perché il Gemelli di fatto è una fondazione, pur se serviamo ovviamente da ospedale pubblico. Ma vi anticipo subito che su questo tema siamo per decisione strutturale interna in realtà completamente allineati a quello che è stato fatto per le pubbliche amministrazioni. E devo dire che per fortuna, lo citava l'onorevole prima, in realtà l'Italia ha intrapreso negli ultimi anni un percorso molto forte e deciso in questa direzione. Sapete bene quello che è avvenuto nella sanità del Lazio. Devo dire che la nostra struttura è stata è sempre in contatto e molto sostenuta anche dall'agenzia della cyber security, con un confronto diretto che devo dire secondo me è virtuoso per chi opera in un settore strategico e dedicato come quello degli ospedali. E per rappresentarvi davvero in maniera molto sintetica quello che le organizzazioni sanitarie fanno e quello che è stato messo in campo dalla nostra organizzazione, se permettete mi aiuto molto brevemente con delle slide sintetiche. Non so se riuscite a vedere il mio schermo. Sì, lo vediamo perfettamente. Grazie infinite.
Guardi, il nostro percorso, diciamo, sul tema della cyber security è partito alcuni anni fa con un approccio che qui è riportato in top down come oggi viene gestito, ma devo dire che le azioni che con il supporto dell'Agenzia Nazionale anche abbiamo fatto ultimamente è stato realisticamente quello di riportare un approccio top down all'approccio alla cybersicurezza. Tenete presente che a livello aziendale il tema della cybersicurezza è al tavolo della direzione strategica. Io sono il referente di questo aspetto per la direzione, quindi, come dire, il tavolo direzionale strategico del Policlinico Gemelli ha questo argomento sul tavolo già da un po' di tempo a questa parte. Il primo tema, se volete, che può sembrare banale, ma chi lavora in settori strategici della pubblica amministrazione sa bene cosa posso intendere, è stato quello la definizione di un Enter Cyber Security Architecture che è allineata continuamente alla strategia di business della fondazione. Pensate a quello che è successo negli ultimi anni con la pandemia e non solo, ma le organizzazioni sanitarie in realtà sono delle organizzazioni molto rapide che cambiano molto rapidamente il proprio assetto organizzativo e di erogazione dei servizi, e quindi è un elemento fondamentale quello che la politica interna di cybersicurezza sia allineata agli obiettivi strategici di business che vengono messi in campo per perseguire i propri obiettivi strategici. E questo allineamento che viene, vi ripeto, mantenuto costante con un tavolo che è settimanale con la direzione strategica, almeno fino adesso è stato gestito con cadenza settimanale, è disceso un cyber security program che rappresenta una sorta di framework di inquadramento complessivo in cui tutti i progetti di cyber sicurezza sono contenuti. Da lì abbiamo adottato un security framework di riferimento, e in questo senso devo dire che il continuo confronto con la CN in primis, ma anche con altri riferimenti istituzionali, è stato assolutamente prezioso nella costruzione di questo documento di riferimento, e da lì è seguito un processo di gestione del rischio che vi farò vedere tra un attimo, basato ovviamente sugli standard internazionali che il nostro paese ha preso come riferimento. E non entro nei dettagli delle azioni più di dettaglio. L'ultimo punto lo cito soltanto perché in realtà una delle cose che abbiamo imparato anche dagli incidenti di percorso che ad alcune organizzazioni sanitarie sono accadute è stato quello: in realtà oggi abbiamo un programma di sensibilizzazione continua dei nostri utenti. Tenete presente che il Gemelli ha 5.500 dipendenti. E se sommate gli specializzandi, gli studenti, capite che è un volume davvero importante di persone da gestire. Questo ha portato da un lato a una revisione, se volete, del processo di identity management, che rappresenta in me un elemento critico ma sostanziale nelle nostre organizzazioni, e dall'altro però davvero alla necessità di una formazione, di una sensibilizzazione continua, che oggi cerchiamo di fare di fatto con tutti gli strumenti di cui disponiamo, sia in termini di incontri frontali che di contenuti che condividiamo sulla nostra intranet. A livello organizzativo, soltanto per darvi qualche riferimento di quello che abbiamo preso come standard per la nostra organizzazione, ovviamente il nostro framework di riferimento è derivato dal Cyber Security Framework del NIST, che devo dire è stato assolutamente, dal mio punto di vista, almeno ben contestualizzato nella realtà sanitaria italiana.
per la gestione del rischio di conseguenza, sia per la parte di risk assessment che per la parte di gestione operativa della sicurezza. Qui vedete citati i due documenti principali che sono stati presi a riferimento, e sul livello dei piani operativi in realtà abbiamo cercato anche di fare tesoro di quello che ultimamente è accaduto, nel senso che in termini di gestione del rischio, di garanzia della continuità, sapete bene che la garanzia di continuità operativa per un ospedale è probabilmente il primo obiettivo, e quindi tutto ciò che riguarda la messa in sicurezza dei dati e anche degli investimenti consistenti che devo dire questa azione ha consentito di ottenere con una sensibilizzazione verso la nostra direzione generale, è stato messo in atto. L'ultimo punto, anche questo devo dire è importante perché rappresenta un raccordo formale ma operativo con l'ACN e con gli altri enti istituzionali, abbiamo formalizzato uno CIRT, che quindi oltre ad avere l'ovvio ruolo nella nostra organizzazione interna è quello che è deputato al colloquio, ovviamente con privilegiato almeno con l'Agenzia per la Cybersicurezza. E per darvi un'idea delle contromisure, come vi accennavo in origine, abbiamo fatto nostro anche in questo caso le indicazioni del decreto Ucraina. Nel nostro caso, come credo sia avvenuto a molte altre pubbliche amministrazioni, il tema primario, se volete, è stato quello della presenza anche da noi dell'antivirus Kaspersky, che oggi abbiamo affiancato con Microsoft Defender per Endpoint. Quindi allo stato attuale abbiamo due sistemi attivi e siamo pronti a un eventuale switch off. Tenete presente però tutte le nostre macchine oggi sono coperte e pronte a uno switch off, che non ci auguriamo, ma condivido le preoccupazioni che sono rappresentate dal decreto. E sollecitati, non lo nascondo anche particolarmente, dal tema di sensibilità che c'è stato su questo aspetto, devo dire che per noi è stato un aspetto importante riorganizzare, lo cito fra le azioni tecniche che riguardano l'ospedale che sono significative, riorganizzare la struttura degli accessi alla nostra rete aziendale. Sapete che per la disponibilità continua che dobbiamo avere delle tecnologie, per l'assistenza che abbiamo sui nostri sistemi tecnologici e anche biomedici, per la necessità di consentire ai clinici reperibili di accedere alla cartella clinica, il tema dell'accesso in VPN, la struttura sanitaria, è un tema caldo. Noi dalla fine dello scorso anno siamo completamente passati a una protezione MFA per l'accesso alla VPN, quindi oltre al nome utente e password, e ad alcuni applicativi abbiamo dato accesso diretto con MFA, quelli ovviamente non core. Per i servizi core, oltre al nome utente e password, oggi bisogna entrare con un codice che viene inviato sul telefono che l'utente ha registrato e che è stato verificato. Un'ultima nota, la cito soltanto perché nel nostro ambiente ha rappresentato un miglioramento di sicurezza importante e che riguarda la segmentazione delle reti. In ospedale questo aspetto è particolarmente rilevante perché, ahimè, su alcuni sistemi tecnologici, se pensate per esempio ai sistemi che si utilizzano in terapia intensiva, in sala operatoria, la compartimentazione è importante non solo per garantire ovviamente la sicurezza di quegli ambienti, ma rappresenta un elemento importante anche per garantire di evitare dei movimenti laterali che in quell'ambiente sono possibili semplicemente perché, ahimè, domina la tecnologia biomedica. Quindi su alcuni sistemi che utilizziamo in terapia intensiva e che sono certificati come dispositivo medico ci sono dei vincoli che magari impediscono l'installazione di alcuni antivirus piuttosto che di alcuni aggiornamenti dei sistemi operativi. E quindi in quest'ambito compartimentare quelle reti rappresenta, se volete, un doppio aspetto di sicurezza.
Sono andato molto rapido. Molto bene, ingegnere. Non devo essere molto tecnico, ma... Tante misure, anzi tante contromisure per rendere più cyber resiliente l'ospedale Gemelli. Un'altra domanda per lei prima di salutarlo, perché ci deve lasciare alle 12. Ha parlato spesso di questa collaborazione, comunicazione con l'agenzia cyber. Balloni ha detto che ogni 12 ore vi arriva un bollettino, non vogliamo sapere il contenuto. Quanto è importante questa comunicazione costante con l'agenzia italiana cyber? Guardi, io lo dico davvero senza tema di smentita, per noi è stata fondamentale, nel senso che in realtà dall'altro lato abbiamo trovato davvero professionisti con profili elevatissimi, e devo dire che in realtà i bollettini, non solo come ovvio li leggiamo tutti, ma quando abbiamo qualche dubbio interpretativo o anche qualche dubbio tecnico implementativo, sinceramente il confronto con loro per noi è stato davvero preziosissimo. Grazie Giovanna Arcuri. Dalla sanità passiamo alla scuola, e quindi salutiamo e diamo la parola a Cristina Costarelli, Presidente Associazione Nazionale Presidi del Lazio. Buongiorno. La Preside Costarelli, vi devo dire che è molto digital, ma anche un approccio critico e consapevole alle tecnologie. Vi racconto un aneddoto. Quando è stata introdotta la verifica automatica del Green Pass, lei il primo giorno non l'ha utilizzata perché voleva vedere come funzionava, se veniva tutelata la privacy degli insegnanti. Sul versante cyber, la scuola come si muove? Sì, allora, grazie per l'invito, ecco, in questo panel, un po' come dire, nel quale in un primo impatto mi sono chiesto, ma in che modo posso inserirmi, ecco, tra i tecnici del discorso cyber, e quindi su un argomento molto specifico. Però mi fa piacere esserci, perché ecco, posso portare e proverò a portare un po' lo spaccato della scuola da questo punto di vista. E la scuola innanzitutto si pone all'interno della pubblica amministrazione come articolazione, diciamo, periferica, territoriale del Ministero dell'Istruzione. Quindi le singole scuole hanno una propria autonomia che vede una centralizzazione amministrativa nel Ministero dell'Istruzione. Quindi su tutti gli argomenti appena esposti noi seguiamo strettamente delle indicazioni che ci arrivano dal Ministero, che poi andiamo ad adeguare. Ma accanto a questo abbiamo, con l'autonomia delle scuole, una gestione interna a ciascuno delle proprie realtà scolastiche. Prima di scendere in questo specifico volevo fare anche un discorso più ampio, perché c'è il discorso cyber a livello di impianto informatico che ha ciascuna scuola, che adesso cercherò di spiegare, ma c'è anche un discorso educativo che per le scuole è fondamentale. E immaginiamo soprattutto le scuole superiori, ma adesso come fascia anagrafica si scende anche prima, anche alle scuole medie, per capirci, e abbiamo questo importante compito di fornire ai giovani gli strumenti per muoversi nel terreno informatico, ed è una responsabilità molto importante che le scuole hanno e che cerchiamo di portare avanti, pur non avendo personale altamente specializzato, perché i docenti non è detto che abbiano delle competenze dal punto di vista cyber tecnologico molto specifiche. Quindi quello che cerchiamo di fare è una sensibilizzazione per dire ai nostri giovani: attenzione a quando vi muovete in questo terreno, perché i pericoli sono enormi, perché i vostri dati nel momento in cui entrano nella rete non saprete più da che parte potranno arrivare, e quindi attenzione. Questo è un discorso che portiamo avanti a livello educativo. Poi a livello di impianto scolastico, ormai da anni, ma da decenni possiamo dire, dal codice dell'amministrazione, codice digitale dell'amministrazione pubblica, con tutta la normativa sulla dematerializzazione, semplificazione, le scuole si stanno spostando i loro dati ormai in dei software, nel cloud, quindi tutte le scuole gestiscono i propri dati con dei software di segreteria digitale, che adesso non nomino ovviamente perché ce ne sono alcuni grandi, ma ovviamente non vorrei, ecco, nominarne qualcuno per trascurarne altri, ma ci sono delle grandi case di produzione di software a cui le scuole si affidano. Le scuole firmano, sottoscrivono dei contratti con dei gestori che hanno una proposta di impianto di segreteria digitale. All'interno della segreteria digitale c'è poi tutto il pacchetto del cosiddetto registro elettronico, che è, diciamo, la parte quotidianamente
viene utilizzata nell'interfaccia con l'utenza, famiglie, studenti, e quindi è il punto in cui c'è proprio il passaggio comunicativo ormai informatizzato di tutti i dati che la scuola ha in proprio possesso. La scuola, per fare tutto questo, non avendo, ci tengo a dirlo, personale specializzato, perché questa è un'area molto importante, sentivo prima, no, il discorso di formazione, ecco, un anello molto delicato nelle scuole, perché non c'è un ufficio, come dire, informatico, non abbiamo all'interno delle scuole del personale tecnico che ci permetta di gestire autonomamente questo ambito. Le scuole individuano un amministratore di sistema, quindi si stabilisce anche qui un contratto di servizio con un consulente che, ecco, ci dà delle indicazioni per gestire e per mettere al sicuro i nostri dati. È un'attività che avviene in stretto contatto con il DPO, con il Data Protection Officer, altra figura molto importante per noi nelle scuole, perché ci dà poi tutte quelle indicazioni, quelle consulenze nel caso in cui ci sia appunto un problema di rottura di sistema. Tra l'altro, in questo ricordo che proprio un anno fa circa una di questi software di amministrazione scolastica ha subito un grosso danno, è stato bloccato per diversi giorni perché c'era stato un ransomware, mi sembra, per cui ha creato una difficoltà enorme nelle scuole che avevano quel software. Quindi questo per dire quanto la sicurezza digitale sia fondamentale, anche perché i dati che noi abbiamo non sono sensibili a livello del sistema sanitario, ma comunque sono dati delicati. Noi evitiamo di caricare in questi software, per dire, documentazione sanitaria. La scuola ne ha, no? La legge 104, le disabilità. Noi quel tipo di documentazione non la carichiamo nei cloud, la teniamo in cartaceo, la teniamo in archivi materiali, proprio perché sappiamo che c'è un rischio molto grande. Quindi... Complimenti, preside, bella modalità. Sì, per forza, perché ovviamente è vero che ci sono i sistemi di sicurezza, ma siamo, come dire, un po' forse troppo scettici da questo punto di vista, e ce li teniamo ancora nelle cassaforti quei documenti. Non sono tantissimi, quindi possiamo farlo. E vengo a un altro paio di spunti e poi non voglio rubare tempo agli altri. Anello debole della scuola, formazione del personale amministrativo, perché questi sono dati chiaramente che sono gestiti dal personale amministrativo e poi dai docenti per la parte di registro elettronico. Anello debole della formazione, non abbiamo nelle scuole personale che arriva con una formazione da questo punto di vista. Abbiamo tanto personale che arriva a tempo determinato, che sta in una scuola pochi mesi, al più un anno, e noi in pochissimo tempo dobbiamo formarla a tutto questo. Non è facile, occorrono finanziamenti, occorrono appunto consulenti che ci aiutano a fare questo, ed è un aspetto molto rischioso, perché accanto alla cyber security, cioè accanto alla sicurezza del sistema informatico, non dimentichiamo che c'è la sicurezza che passa dalle persone, perché se una persona non è attenta a conservare una password del proprio account, ecco che il sistema si interrompe, ma non per un problema tecnico, non un problema di rete, ma per un problema umano. Quindi per noi è fondamentale anche questo aspetto umano, cioè avere la consapevolezza da parte del nostro personale di entrare in questo mondo con delle cautele. Questo è un lato di estrema attenzione. E poi l'ultimo aspetto, ecco, il PNRR, che adesso, proprio di ieri, il dottor Garofalo, come l'ha gentilmente anche girata, è stato aperto l'avviso per la transizione digitale delle scuole. Transizione su cui dobbiamo anche dire che il Covid ha avuto, al di là di tutto, un impatto positivo, perché per le scuole ci ha messo veramente nella necessità di, ecco, superare il muro del virtuale. Quindi le scuole adesso nel cloud sono ormai entrate da anni, tutte le segreterie digitali ormai lavorano nel cloud, però ancora c'è molto da fare. C'è molto da fare anche a livello di struttura interna, il wifi, le scuole che devono essere comunque raggiungibili da tutti i locali di edifici scolastici molto grandi, molto anche vetusti, quindi c'è tutto anche un lavoro di infrastrutture, oltre che software, anche hardware, di cui le scuole hanno bisogno per poter, ecco, come dire, stabilizzare questo passaggio. Ultimissimo anello, problema che ancora dobbiamo cercare di formalizzare, l'archiviazione dei dati, cioè capire come
nel tempo tutti questi dati che adesso cominciamo a raccogliere saranno fruibili, saranno come dire, giuridicamente atti formali per essere conservati come atti amministrativi, quindi c'è molto ancora da fare su questo tema. E grazie ecco, di sì, questo spazio. Un'ultima domanda, il cloud nazionale vi potrà aiutare in qualche modo per la protezione e la sicurezza dei dati? Sicuramente sì, ecco, mi ha offerto lo spunto per fare un'altra precisazione. Io ho parlato di sistema informatizzato di scuola, ma esiste anche un sistema nazionale, il cosiddetto SIDI, che è il sistema informativo nazionale della scuola, con la quale non ci interfacciamo sempre. Un sistema nazionale per noi sarebbe ottimale, perché supererebbe questa difficoltà della singola scuola di gestire autonomamente, quindi amministratore di sistema, scelta di software, quindi avere un impianto nazionale sarebbe veramente di grande supporto per le singole scuole. E lo attendiamo. Allora, in attesa dell'onorevole Dieni, passiamo a Walter Narisoni, Sales Engineer Leader for the SAD EMEA di Sophos. Sophos è una multinazionale che offre soluzioni di cyber security. Va bene la geopolitica, ma appunto le imprese devono poi fronteggiare questi attacchi informatici. Narisoni, allora le chiedo cosa deve cambiare nella gestione della cybersicurezza sia per le imprese sia per le pubbliche amministrazioni. Beh, intanto mi associo ai ringraziamenti per l'invito. Indubbiamente nel corso degli ultimi anni è cambiato parecchio. Siamo passati a qualche anno fa, 7-8 anni fa, a dei sistemi che riuscivano a prevenire l'ingresso dei cattivi quasi al 100%. Oggi invece siamo arrivati ai sistemi, diciamo, di sicurezza che riescono a prevenire l'attacco, ma non prevengono l'ingresso del cattivo all'interno delle infrastrutture. Da lì il motivo per cui sono nate una serie di soluzioni come per esempio l'EDR, l'Endpoint Detection and Response, sistemi che servono fondamentalmente per rendersi conto se si è sotto attacco o se qualcuno sta già iniziando un attacco all'interno dell'infrastruttura e di conseguenza riuscire a reagire prima che arrivi l'impatto, quello pesante, il ransomware posizionato ovunque che inizia a cifrare i dati e che inizia a creare dei servizi all'interno dell'azienda. Quindi siamo passati da una situazione completamente che poteva essere gestita interamente da dei software di sicurezza o quasi a un periodo in cui i software di sicurezza non sono più sufficienti e servono le persone, anche perché la gran parte degli attacchi oggi funzionano in questo modo: sfruttano degli strumenti automatici per andare a identificare il punto di ingresso. Una volta trovato il punto di ingresso, i cattivi iniziano a lavorare completamente in manuale e quindi, lavorando in manuale, spesso utilizzano tra l'altro strumenti che trovano a bordo delle macchine, senza quindi la necessità di dover piazzare oggetti cattivi che vengono riconosciuti come tali dai software di sicurezza. Di conseguenza, oggi il grosso passo avanti che bisogna fare è associare ai prodotti di sicurezza che mi danno i dati delle persone che riescono a leggere questi dati, li possono interpretare, possono fare le azioni corrette con la tempestività giusta per buttare fuori il cattivo dall'infrastruttura. Qual è oggi però il problema? Che di queste figure, come già è stato citato precedentemente, ce ne sono molto poche ed è difficile trattenerle all'interno delle aziende. Noi facciamo fatica anche noi a trovare questo tipo di figure, tenendo anche presente che noi abbiamo un potere di spesa probabilmente superiore per il fatto che eroghiamo servizi attraverso queste figure e quindi abbiamo il budget per poterle pagare. Di conseguenza, quello che sta succedendo, e lo stiamo vedendo tantissimo in Italia soprattutto, ma anche negli altri stati, hanno iniziato a quasi tutte le aziende, pubbliche amministrazioni, ma anche privati in qualsiasi ambito, a cercare dei servizi esterni che possano fare quella parte che tendenzialmente le aziende non riescono a fare, cioè la parte vera e propria di threat hunting, di ricerca dei cattivi all'interno dell'infrastruttura. E questa è una cosa che stiamo vedendo che sta cambiando molto. Oggi quasi sempre il cliente non solo cerca la soluzione che gli dà i dati, ma anche le persone che riescano a interpretare i dati e possono fare le azioni che servono per andare a isolare o gestire l'incidente. Senta, ieri Sophos ha diffuso un report interessante su ransomware. Qual è il focus sull'Italia? Ci dica qualche curiosità, come siamo messi
e quante società di questo campione hanno risposto sì, abbiamo pagato il riscatto, e quante effettivamente poi riescono a riottenere i dati illecitamente sfiltrati? Questo report è stato fatto intervistando 5.600 aziende su 31 stati, quindi è stata un'indagine abbastanza ampia, e quello che è venuto fuori è che il 66% delle aziende intervistate sono stati attaccati da ransomware, e abbiamo avuto una netta crescita rispetto all'anno scorso. L'anno scorso c'è stata una crescita all'incirca del 37%. Tra l'altro, altro dato molto interessante è che i riscatti chiesti, i riscatti pagati sono aumentati notevolmente, quasi triplicato. Oggi si parla di un riscatto di circa 800.000 dollari, fatto in dollari questa ricerca. E tra l'altro, altro dato impressionante è che il 46% delle aziende hanno pagato. Anche qua il motivo qual è del pagamento? Che oggi, proprio per la dinamica degli attacchi, che il fatto che appunto l'attaccante entra e solo alla fine lancia il ransomware, spesso quello che succede è che il riscatto viene pagato non tanto per il recupero del dato, ma per evitare la pubblicazione del dato. Quindi c'è questo doppio riscatto, cioè ti chiedo di pagare per riavere il tuo dato e per non pubblicarlo all'esterno. Quindi anche se ho i backup, magari mi vedo costretto a pagarlo per il fatto che appunto chi mi ha attaccato mi sta minacciando in questo senso. Quindi questa è un'altra cosa. Però dall'altro lato, altro dato decisamente interessante è che il 24% di quelli che hanno pagato il riscatto ha recuperato la metà dei propri dati, e solo il 3% ha recuperato la totalità del dato. Quindi anche qui pago, ma non recupero tutto quello che mi è stato cifrato e tutto quello che è stato bloccato. Questi sono dati molto, molto interessanti, che fanno capire il perché il ransomware sta imperversando, perché sicuramente è una macchina che permette ai cattivi di fare tanti soldi, e con i soldi che riescono a recuperare riescono a loro volta a investire in costruire nuovi tipi di attacco o pagare i professionisti che gli servono per andare a portare attacchi molto sofisticati. Questa è la tendenza. Questo finché faranno soldi utilizzando questo strumento, è ovvio che questo tipo di strumento continuerà a essere utilizzato. È sempre stato così, sempre lo sarà. Quando i cattivi capiscono qual è il metodo migliore per estorcere denaro, continueranno a utilizzare quel metodo finché funziona. E da questo punto di vista, altro lato interessante è che l'83% degli intervistati hanno delle polizze di cyber security che aiutano a pagare o che pagano totalmente il danno. Anche questa è un'altra tendenza che stiamo vedendo, ma dall'altro lato il problema che stiamo vedendo è che il costo di queste polizze sta aumentando, perché le aziende che forniscono queste polizze si stanno rendendo conto che i cybercriminali, vedendo i pagamenti, stanno alzando i riscatti e di conseguenza stanno alzando anche i premi, perché il rischio diventa maggiore. La tendenza sembrerebbe che nel futuro sarà sempre più complicato avere delle polizze che coprono anche i danni da ransomware. Interessante, Narisoni. Ci ha raggiunto l'onorevole Dieni. Diamo il benvenuto a Federica Dieni, vicepresidente del Copasir. In questo momento era proprio impegnata in un'audizione del Copasir, in una riunione del Copasir. Quali gli alert del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica sul versante cyber in questo momento? Noi ci siamo occupati ovviamente anche della problematica russa, e quindi sicuramente sia della problematica inerente alla scarsa differenziazione delle fonti energetiche. Ieri abbiamo concluso una relazione e lo stesso abbiamo fatto sui problemi e rischi collegati ovviamente agli attacchi cibernetici e alla nostra dipendenza ovviamente tecnologica da altri paesi. Quindi già come era stato evidenziato, le nostre pubbliche amministrazioni, oltre 2200, erano dotate di un antivirus Kaspersky, che è un antivirus russo. Quindi lì abbiamo fatto appunto delle audizioni anche con il direttore dell'Agenzia Nazionale di Cybersicurezza, e abbiamo un po' messo in luce quali possono essere i rischi di questa situazione. Abbiamo visto che ci sono stati degli attacchi compiuti
ha alcune infrastrutture come quella ovviamente alle nostre ferrovie, su cui ovviamente si stanno facendo le opportune valutazioni e approfondimenti, noi siamo molto vulnerabili dal punto di vista cibernetico e della sicurezza cibernetica. Ovviamente con l'agenzia che è partita formalmente a gennaio, si sta cercando di invertire un trend, un percorso per fornire quegli strumenti necessari alla pubblica amministrazione per poter, diciamo, agire sul tema della sicurezza, cercare di sia informare sia far capire alle pubbliche amministrazioni quali sono le loro vulnerabilità per provare a non essere oggetto di attacchi. Ovviamente siamo un po' indietro come paese dal punto di vista cibernetico, quindi abbiamo visto che siamo dipendenti da altri stati. Quello che noi come Copasir abbiamo messo in evidenza proprio nell'ottica di sicurezza nazionale è di procedere sempre verso più un'autonomia non italiana, europea o quantomeno atlantica, perché ovviamente facciamo parte tutti di un sistema geopolitico, di un'alleanza atlantica che difendiamo, e quindi dobbiamo essere più vicini ai nostri partner che a eventuali paesi che potrebbero essere ostili. Rientriamo adesso nei paesi ostili della Russia, e quindi sicuramente è un tema che ci sta molto a cuore. Noi come Copasir abbiamo approfondito da subito il tema comunque della sicurezza digitale, abbiamo fatto una relazione sul 5G già nel 2019, quindi è un tema su cui ovviamente abbiamo posto la nostra attenzione, perché sappiamo bene che i rischi adesso non sono soltanto rischi di attacchi militari, ma in questo presente ci sono attacchi di vari tipi e siamo vulnerabili dal punto di vista cibernetico. Siamo un po' indietro anche come normativa, perché non esiste un reato specifico come quando subiamo gli attacchi informatici. Molto spesso si cerca di orientare questi attacchi a quindi classificarli sotto la fattispecie della truffa. Quindi anche lì manca una normativa specifica che vada a individuare questa specifica fattispecie e vada eventualmente a punire qualora si trovassero gli aggressori. E in più abbiamo una limitazione, nel senso che noi anche con l'Agenzia di Cybersicurezza possiamo soltanto difenderci, quindi possiamo fare un'attività difensiva e non proattiva, che quindi mira anche a eventualmente rispondere a questi attacchi. Anche qui si è aperto un dibattito. È difficile spesso individuare questi attaccanti. È difficile perché in alcuni casi possono essere singoli, in alcuni casi possono essere bande criminali non legate ai paesi, in alcuni casi possono esserci anche, difficile da dimostrare ovviamente, anche paesi stranieri. Quindi non è facile ovviamente, però già prevedere una disciplina quantomeno significa attenzionare il problema, e comunque anche il nostro paese deve percepire realmente quali sono i rischi. E quindi come comitato abbiamo cercato di dare delle indicazioni e delle raccomandazioni che sono state recepite anche adesso nella circolare della CNE e nel decreto Ucraina e nell'Agenzia di Cybersicurezza. Quindi abbiamo cercato di fornire un nostro contributo, perché sappiamo bene che ci sono delle norme in Italia che regolano, per esempio, se torniamo agli antivirus, l'acquisto, quindi con regime degli appalti, quindi ci sono dei problemi normativi in questo senso, perché poi vanno a essere presi in considerazione delle misure, dei criteri che sono oggettivi ma validi per altri tipi di appalti. Qua si sta parlando di antivirus, quindi una cosa che rientra nella sicurezza nazionale, bisogna anche lì cercare di intervenire sulla normativa. Quindi sia col decreto Ucraina sia che con ovviamente questa circolare si cerca di correre ai ripari e consentire la differenziazione, quindi la diversificazione e la possibilità della pubblica amministrazione di acquistare un altro antivirus o altri antivirus per sostituire, per differenziare, diciamo, la possibilità delle pubbliche amministrazioni di essere tutelate da questo punto di vista di sicurezza cibernetica. Quindi sappiamo bene che Pubbliche amministrazioni saranno agevolate, riceveranno dei fondi statali per effettuare questa migrazione, sostituzione o no? Allora, intanto è opportuno dire che se non ci fosse stato questo decreto, molte amministrazioni potevano incorrere in un procedimento davanti alla Corte dei Conti per eventualmente danno erariale, perché poi devi andare a giustificare il motivo per il quale ti sei affrancato da un determinato antivirus che magari ancora aveva validità, hai fatto una spesa per poi ovviamente cambiare l'antivirus. Quindi già si dà la possibilità di affrancarsi pian piano da alcuni antivirus, di
paesi che in questo momento sono ostili. E quindi da questo punto di vista c'è questa possibilità. Ovviamente non tutte le amministrazioni sono in grado dal punto di vista economico di sostenere questa spesa, perché ovviamente è una spesa, e ci sono amministrazioni che sono ovviamente più deboli. Pensiamo alle amministrazioni anche comunali, di piccole entità che magari non hanno le risorse adeguate. Anche lì bisogna cercare di sostenere questi acquisti, ma ci sono dei fondi del PNRR che potrebbero essere utilizzati proprio per la digitalizzazione. In questo senso sta a noi poi sfruttare al meglio queste occasioni. La ringrazio. Lei ha parlato dell'autonomia italiana, europea e atlantica. Di questo ne voglio parlare anche con l'onorevole Alberto Pagani, deputato Commissione Difesa. È questa la strada da percorrere anche nell'ambito della cyber security, Pagani? Sì, arrivo alla risposta a questa domanda, ma prima ci terrei a chiarire un aspetto che... Spero di non essere frainteso, non vuole essere una critica al lavoro che hanno fatto con impegno i colleghi del Comitato per la Sicurezza della Repubblica, però dobbiamo fare molta attenzione a non avere un negozio che vende indifferentemente tacchi, dadi e datteri, cioè cose che non c'entrano nulla tra di loro, le mischiamo in un unico calderone e poi non ci si capisce più nulla. Quando parliamo di sicurezza cyber, affrontiamo minacce di tipo diverso. I problemi non sono tutti uguali. Vanno interpretati per le caratteristiche che hanno, cioè per chi porta questi attacchi, attraverso quali mezzi, con quali tecnologie, con quali finalità, con quali conseguenze. Se li mettiamo tutti sullo stesso piano, è come se noi chiedessimo al meteorologo le previsioni del tempo e questo ci dicesse che prima o poi piove. La cura è prendere l'ombrello, va bene, ma c'è differenza tra una pioggerellina, una tempesta, una grandine, un uragano, lo tsunami. Al meteorologo chiedo qualche cosa in più, di dirmi quello che già so, cioè che prima o poi piove. Chiedo di classificarmi i rischi e soprattutto di adottare le contromisure adeguate ai rischi che ci sono, cioè capire che cosa è devastante per un paese e che cosa è, diciamo, negativo per un paese, ma affrontabile. Perché faccio questa premessa? Perché noi siamo abituati, noi esseri umani, a immaginare i nostri dispositivi di sicurezza sulla base delle esperienze che abbiamo avuto. Per cui voi prendete i dati sugli attacchi, dite ci sono stati tanti attacchi, tanti ransomware, tanti malware di questo tipo, di quest'altro tipo, e noi predisponiamo le nostre misure di sicurezza sulla base della frequenza della minaccia che si manifesta. È una cosa normale, ma non è la cosa migliore da fare. Bisogna avere avvertenza a fare due cose insieme. Uno, dotarsi delle barriere, cioè degli strumenti che permettono di contrastare gli attacchi in primo luogo più frequenti, cioè la minaccia più frequente, ma è anche il lavoro più semplice questo. L'altro invece è quello che altrettanto importante, ci permette di attrezzarci ad affrontare l'attacco meno frequente, ma proprio per questo più pericoloso, più invasivo, il cosiddetto cigno nero, cioè quello che è devastante non è quello che conosciamo molto bene, è quello che non conosciamo affatto, quello che non succede mai, non ci sono evidenze che debba succedere. Quando Osama Bin Laden ha demolito le torri gemelle di New York, non c'erano evidenze pregresse, c'erano informazioni che non sono state dalle intelligence americane dovutamente correlate, interpretate e utilizzate, ma non c'erano evidenze che ci fosse l'intenzione di un'organizzazione terroristica di colpire al cuore il sistema finanziario, simbolo del sistema finanziario occidentale. Eppure quel singolo attacco ha cambiato la storia del mondo. Allora, rispetto alla minaccia cyber, dovremmo ragionare con questa ottica. Non mischiare il cybercrime con il cyber warfare, cioè con la guerra cyber. Non mischiare i ladri di
Anonymous, i pedofili, i ladri di identità digitale, i ladri di polli digitali di ogni ordine e grado che esistono, che fanno cybercrime, il 90-95% degli attacchi è cybercrime, cioè qualcuno che cerca di lucrare attraverso azioni criminali colpendo le debolezze diffuse che ci sono nella rete. Possono colpire me, possono utilizzare un malware, possono anche semplicemente fare una truffa, fare un ricatto di carattere sessuale. La maggior parte di questi crimini li contrasta la polizia postale e segnala all'autorità giudiziaria il reato, per cui persegue ignoti, si spera che un giorno diventino noti, eccetera, eccetera. Ma è questa la minaccia? La domanda che faccio è questa la minaccia principale? Lo mettiamo nel decreto Ucraina questo? No, stiamo parlando di un'altra cosa se parliamo del decreto Ucraina e se parliamo adesso delle iniziative conseguenti adottate dalla nuova agenzia per la cyber security che riguardano un fornitore che ha un cognome russo. Stiamo parlando di una minaccia che non c'entra nulla col cybercrime, che è il rischio di una guerra cyber, cioè che dietro attacchi ci sia una potenza straniera ostile che colpisce fragilità di un paese per mettere in crisi il paese, non per rubarti quattro soldi. Poi supponiamo, così non dico cose diciamo che non posso dimostrare, supponiamo che dietro gruppi criminali che stanno di residenza a San Pietroburgo piuttosto che a Mosca, non ci possa essere l'interesse di uno Stato che conosce benissimo Sergei, Tizio, Caio e Sempronio, che fanno i criminali informatici, che tollera che questi criminali informatici facciano il loro lavoro, anzi, la loro attività criminale, purché lo faccia di fuori dei confini dello Stato, e che ha un accordo implicito per cui qualora qualcuno un giorno faccia una telefonata e dica devi colpire lì, il criminale informatico, e qui diventa difficile l'attribuzione, colpisce lì. Rimane per la nostra classificazione una minaccia permanente avanzata, classificata 28, 27, eccetera. Ma chi c'è dietro? Il punto, noi dobbiamo, senza sapere chi c'è dietro e senza porci il problema da magistrato, da questurino, di fare l'indagine per scoprire il reo, come proteggerci da una minaccia di questo tipo? Perché la caratteristica, il paradigma, il modello paradigmatico su cui funziona la nostra tecnologia tutta è il modello della rete, ed è in particolare di un tipo particolare di rete, che è la rete di invarianza di scala, cioè quella che secondo il principio di Pareto ha un 20% di nodi che hanno l'80% delle connessioni e un 80% di nodi che ha un 20% delle connessioni. Questa tipologia di rete, per la sua natura, diciamo così, ha una caratteristica molto particolare, che è abbastanza resiliente di fronte ad attacchi casuali, cioè se la rete viene colpita in un punto piuttosto che in un altro, il traffico si sposta su altri punti della rete e la rete sopravvive. Ma qualora quella rete lì, per le sue caratteristiche, fosse colpita in maniera sincronica e mirata in determinati punti critici, determinati hub importanti, l'effetto su quella rete sarebbe devastante, cioè la rete collasserebbe su se stessa. Se parliamo di infrastrutture che utilizzano questa modalità di rete per fornire servizi essenziali, vuol dire che un attacco coordinato e ben fatto su nodi critici di una rete la può mettere completamente fuori uso. Stiamo parlando di reti di telecomunicazioni, di finanza, di reti di trasmissione fisica di merci e di uomini, cioè di reti di trasporto, la rete ferroviaria, la rete autostradale, la rete portuale, la rete aeroportuale. Quindi stiamo parlando di servizi che essenziali, che se colpiti attraverso un attacco di guerra cyber, non di cybercrime, possono avere su un paese l'effetto di un bombardamento. Se confondiamo i due tipi di minaccia, rischiamo di utilizzare gli strumenti sbagliati per rispondere alla minaccia, o inopportuni per rispondere a una minaccia che non richiede quegli strumenti, cioè per utilizzare un bazooka per uccidere una formica. Come difenderci allora? Per questo la circolare è particolarmente intelligente dal mio punto di vista, perché senza dirlo differenzia. Carpesca, ad esempio, è un'azienda
leader a livello mondiale, cioè di grande importanza, di grande livello tecnologico, il cui fondatore ha un cognome russo, ma non solo, ha studiato e ha lavorato in collaborazione con i servizi di intelligence e di informazione russe. È chiaro che è un'azienda di mercato. Noi non è che possiamo, rispetto a un singolo cittadino che mette l'antivirus nel suo computer o un'azienda che mette l'antivirus nel suo computer, svolgere come paese un'azione preventiva che considera malevola un'azienda nella quale peraltro lavorano anche degli italiani, perché ha sede anche in Italia, a prescindere. Noi dobbiamo utilizzare in maniera mirata un principio di precauzione, per cui pur non avendo una possibilità di dimostrare che quell'azienda è malevola o che può offrire allo Stato russo, in questo caso potenza ostile, una leva per poter attaccare l'Italia, utilizzare appunto un sistema di precauzionale nei punti critici, cioè se parliamo di infrastrutture critiche che stanno dentro il perimetro cibernetico, di pubblica amministrazione che gestisce dati critici, è utile ed è giusto utilizzare un principio di precauzione. Se parliamo invece del singolo utente, io francamente non la vedo questa necessità, mi pare anche forzata, mi pare una distorsione del mercato, non utile. Per cui io invito, diciamo, a distinguere le due cose, a utilizzare criteri molto stringenti e molto, diciamo, con un livello precauzionale alto per quello che attiene una minaccia che può colpire la sicurezza del paese, della nazione, diciamo così, e utilizzare criteri diversi invece per quello che è mercato, cioè che è attività di libero mercato, che deve rimanere mercato. Non è che dobbiamo drogare il mercato con un principio di precauzione eccessivo, perché è come prendere gli antibiotici ogni volta che ci viene uno starnuto, no? Fanno male gli antibiotici, appunto. E sull'autonomia strategica, tecnologica, che ne pensa? Penso che sia fondamentale costruirla. Noi adesso siamo fruitori di tecnologie prodotte da altri paesi, mentre abbiamo bisogno di tecnologie sovrane, sia per difenderci che per attaccare. In quanto in questa materia non esiste la difesa che prescinde dall'attacco. Non ho mai visto una squadra di calcio che vince il campionato facendo solo il catenaccio. Cioè bisogna avere una capacità di deterrenza anche. Se l'attacco avviene ad una singola persona che è ricattata con un ricatto sessuale perché gli hanno fatto le fotografie in momenti intimi e gli chiedono un riscatto, questa non è una minaccia per la nazione, è una minaccia per quella persona, c'è la polizia postale, c'è la magistratura e quello è il focus. Ma se la minaccia riguarda un'infrastruttura critica che è necessaria alla vita del paese, come può essere un attacco alla Regione Lazio, a me di fare la segnalazione alla magistratura e di aprire un'indagine che mi dirà forse fra 10 anni o anche mai che il responsabile sta a San Pietroburgo e che non lo potrò mai andare a prendere, non me ne frega nulla. Mi interessa avere le capacità per interrompere e neutralizzare tempestivamente quell'attacco e quindi di poter contrattaccarci, poter colpire i sistemi di chi svolge quell'attacco. Sono due cose diverse. Noi dobbiamo avere procedure diverse, modalità diverse d'azione, utilizzare le garanzie funzionali che solo le agenzie di intelligence hanno come prerogativa per la legge 124 del 2007 per poter rispondere tempestivamente a minacce che riguardano la sicurezza nazionale e per poter avere una risposta tempestiva ed efficace dobbiamo anche avere l'industria nazionale sostenuta, come si fa quando si comprano sistemi d'arma con programmi a lungo termine, nella produzione di armi cyber. Perché la difesa è fatta da una capacità di contrattacco, non da una segnalazione alla Procura della Repubblica, che avvia una procedura peraltro che blocca la capacità, ogni capacità di controllo. Io credo che questo sia un punto di chiarezza nell'analisi che è necessario per poter prendere le decisioni che ci porteranno ad avere sistemi di difesa efficaci e anche di poter spingere l'industria nazionale, cioè non solo Leonardo, insieme. Ha fatto bene a sottolineare questa doppia differenza. A produrre tecnologie sovrane, come ha fatto Israele, che ce le vende a noi, non capisco perché dobbiamo comprare, se sono stati bravi, d'accordo, però possiamo essere bravi pure noi, no? Dobbiamo avere quella capacità di costruire un mercato interno
che permette alle aziende italiane di ritornare dell'investimento in ricerca, come consiglio del settore. E credo che questo sia uno dei compiti che la Repubblica si deve dare, perché proteggere i dati degli italiani è compito dello Stato. Certo. Non so. Federica Dieni ha diritto a 5 minuti o anche meno di replica al deputato Pagani, prego. Sì, grazie. Scusi, metto B. Allora, forse sono stata poco chiara e mi voglio chiarire. È normale che magari io, lavorando in questo campo di sicurezza nazionale, ho dato per scontato alcuni aspetti. È normale che ci sono delle differenziazioni che riguardano ovviamente attacchi al privato piuttosto che alla pubblica amministrazione, che rientra, diciamo, nell'ordinario, e poi c'è la parte della cyber war, che è un'altra cosa. E ovviamente ci sono degli effetti, ora, per quanto riguarda la pubblica amministrazione, che si ripercuotono ovviamente nei confronti dello Stato e anche della sicurezza nazionale su ovviamente livelli diversi. Come ha detto bene il collega Pagani, una cosa sono gli attacchi, soprattutto in questo momento storico, fatti da uno Stato, quindi in maniera offensiva per paralizzare le strutture di un paese, quindi pensiamo alla paralisi di un ospedale piuttosto che anche alla possibilità, non abbiamo fatto un caso di scuola, no? La possibilità di accedere alle poste, no? Ai servizi postali, e quindi per esempio una impossibilità di prelevare i contanti da parte dei cittadini, che possono innescare a catena una rivolta sociale in un paese, ovviamente sono degli atti molto importanti, pericolosi, che noi dobbiamo prevenire in tutti i modi, e da cui ovviamente noi dobbiamo trarre come conseguenza la possibilità di intervenire dal punto di vista normativo per contrattaccare, come appunto ha detto, perché al momento questo non è consentito. Noi ci possiamo difendere, ma non essendo disciplinata la questione, e non possiamo ovviamente contrattaccare equiparando la cosa a un attacco proprio militare in senso stretto. Quindi in questo senso, come non solo come Parlamento, ma a livello NATO, bisognerebbe intervenire proprio per prevederlo. Ovviamente poi le indagini, come ha detto lui, sono difficili, là è tutta una questione di intelligence e di altro tipo di analisi che devono essere fatte. Poi ci sono anche altri attacchi che comunque sono anche importanti ai paesi. Anche lì bisogna capire chi e come li pone in essere, però sono degli attacchi che possono comunque, se non equipararsi a una guerra, comunque creare dei pregiudizi, per esempio alle imprese italiane, nel senso che se ci sono imprese importanti su alcuni settori importanti, se si vanno a trafugare dati necessari quindi per quell'impresa, e si vanno a fare danni a quell'impresa che ha un impatto strategico importante in un paese, ovviamente degli effetti sono anche quelli da prevenire. Quindi ovviamente sono due piani totalmente diversi, ma su entrambi i fronti è necessario che ci sia la massima attenzione. Per quanto riguarda il decreto Ucraina in particolare, però, sul privato non è che è previsto un obbligo, è semplicemente una raccomandazione, che uno può prendere in considerazione o meno, che comunque ci può come paese essere opportuno fare, e poi uno ovviamente prenderà le sue precauzioni, ovviamente una cosa diversa. E abbiamo visto dall'esperienza del Gemelli che appunto questa raccomandazione è stata raccolta. Passiamo infine a Roberto Setola, direttore Master Homeland Security Università Campus Biomedico di Roma. Qual è la sua analisi sul tema centrale del webinar, e quindi la strategia di diversificazione delle soluzioni di cyber security? Buongiorno, ringrazio innanzitutto l'invito e la possibilità di aver ascoltato questo interessante dibattito. Sicuramente una delle prime lezioni che stiamo imparando da tutto questo contesto è che avere una forte uniformità, quindi avere in tutta la pubblica amministrazione un'unico tipologia di oggetto, rappresenta una vulnerabilità sistemica. È un tipo di tema che anche il direttore della protezione civile aveva evidenziato. Questo vuol dire che dobbiamo, a prescindere dal caso Kaspersky, iniziare a ragionare che all'interno delle singole amministrazioni si vada a introdurre una diversificazione, che già di per sé è una misura di maggiore resilienza. Oggi stiamo parlando della necessità di avere dei tool, software, che non siano riconducibili a produttori non affidabili, non trust. Stiamo ragionando sul fatto di avere una indipendenza nazionale tecnologica, è una cosa su cui Baldoni spinge tanto, ed è fondamentale.
Dobbiamo ragionare però anche sull'hardware. Abbiamo avuto questi tipi di ragionamenti quando si iniziò a parlare del 5G, dove la gran parte dell'hardware era di provenienza di certi produttori collocati in certi paesi nazionali. È evidente che è fondamentale quell'investimento, ripetuto da tutti, in tecnologie che ci debbono permettere di avere quell'autonomia e quel trust rispetto a questi tipi di tecnologie. L'altro aspetto che è stato colto dai relatori prima di me, quindi purtroppo devo ripetermi, è che la tecnologia non è la panacea. La tecnologia è uno strumento a cui dobbiamo affiancare competenze, sia in senso di competenze tecniche. Oggi c'è una carenza di figure professionali in grado di gestire queste tecnologie. Un firewall, un antivirus si deve installare, ma va anche correttamente configurato, va correttamente gestito. E soltanto figure che hanno competenze tecniche adeguate possono seguire le necessità di questi software, comprendere in che modo innovare. Su questo il mondo universitario sta cercando di fare qualcosa, ma siamo ancora indietro. Sicuramente l'agenzia rappresenta da questo punto di vista un interessante elemento, perché inizia a far comprendere che anche nel pubblico figure con competenze tecniche debbono poter aspirare a una remunerazione che è in linea con le loro competenze e con quello che è il mercato. Questo è un ragionamento che secondo me dovrebbero iniziare a fare anche altre pubbliche amministrazioni per favorire una maggiore attrattività al loro interno di persone con competenze nel mondo informatico. Oggi una quota grande dei nostri laureati, soprattutto i migliori, tende ad andare all'estero o nel privato perché ha delle sbocchi, delle gratificazioni anche economiche ben diverse. Dovremmo iniziare a ragionare anche del pubblico in questa direzione. L'altro grosso tema è la formazione invece di tutti i dipendenti pubblici e più in generale dei cittadini. È vero, come è stato detto da qualcuno prima, che gli attacchi, la parte tecnica è fino a un certo punto e poi si aggiunge una parte più fatta a mano, ma questa seconda parte in genere trova sfrutta tutta una serie di disattenzioni, di errori che i vari soggetti che operano nella pubblica amministrazione e nel privato mettono in campo. Statistiche rilevano che circa l'80% di tutti gli attacchi cyber sono dovuti, legati, favoriti da un comportamento inappropriato di un operatore umano. Quindi, tecnologia importantissima. È necessario poter avere una tecnologia trust di operatori che non possono essere oggi o domani condizionati da soggetti esterni, però dobbiamo anche avere le persone che sappiano gestire in maniera corretta quei sistemi e soprattutto che abbiano quella attenzione. Abbiamo lavorato molto, l'agenzia ha lavorato molto su quelli che devono essere i requisiti del software, oltre il decreto di cui si parla oggi, tutto l'approccio col CVCN. Dobbiamo iniziare, secondo me, anche a individuare percorsi per identificare le competenze che le persone che operano su questi sistemi debbono avere. Grazie professor Setola. Le volevo chiedere un'altra domanda. Ultimamente Baldoni in un recente convegno ha detto questo punto fermo: non si può delegare sulla cyber security. Che cosa ne pensa? Sicuramente il cyber è una dimensione che cresce ed è trasversale. Come non si può delegare sulla sicurezza e sulla sicurezza nazionale, la dimensione cyber è un'altra dimensione su cui si va a manifestare anche la sicurezza nazionale. Di conseguenza non possiamo
utilizzare esclusivamente o in maniera prioritaria prodotti, tecnologie e competenze elaborate all'estero. Ci creerebbe una difficoltà sistemica, una fragilità sistemica decisamente che non possiamo accettare. Come si parlava prima di una necessità che abbiamo di una industria nazionale della difesa, in quest'ottica dobbiamo avere un'industria nazionale del cyber, perché in assenza non avremo quella capacità di autosussistenza in grado di preservare e gestire la nostra autonomia come Stato. È ovvio che dobbiamo recuperare un gap significativo con altri paesi, è ovvio che dobbiamo recuperare un gap culturale, l'agenzia è un elemento importante. Occorre però una presa di coscienza un po' da tutte le parti. Faccio un esempio semplificativo del mondo universitario, dove probabilmente sembra strano, ma oggi è possibile laurearsi in giurisprudenza, così come in medicina, senza aver fatto neanche un esame di cybersecurity. Sì. Eppure queste figure professionali lavoreranno in maniera estesa in queste dimensioni. Faccio esempi ancora più folle. Attualmente è possibile laurearsi anche in ingegneria e con un percorso anche un po' di slalom in ingegneria informatica senza essere obbligati a fare un esame di cybersecurity. È evidente che probabilmente dobbiamo fare un po' di riflessioni su questi aspetti. E certo, sulla formazione. Bene, terminato il primo giro di tavolo, volevo chiedere a Walter Narisoni, l'onorevole Pagani ha parlato del cigno nero, dobbiamo essere bravi a contrastare anche l'attacco non convenzionale, non frequente. Secondo lei come si può contrastare questo cigno nero attraverso le ultime tecnologie a disposizione, attraverso soprattutto la formazione, le competenze? Indubbiamente andare a identificare e bloccare un attacco mai visto è una cosa complicata e le soluzioni, come dicevo prima, su questo punto, le soluzioni tipicamente di sicurezza, quelle che fanno le azioni automatiche, non sono in grado di andare a bloccarlo direttamente. Cosa sta succedendo? Che le aziende di sicurezza come la mia stanno investendo moltissimo sull'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è sicuramente uno strumento che ci aiuta ad avere gli allerti in caso di cigno nero, chiamiamolo così. Il problema dell'intelligenza artificiale è che fa falsi positivi, e l'altro problema che ha l'intelligenza artificiale è che una volta che mi dà l'allerta non è in grado di fare ancora le azioni che servono per fare quello che viene chiamata la remediation, cioè buttare fuori il cattivo dalla mia infrastruttura. Proprio per questo motivo oggi la tecnologia ha necessità assoluta del supporto delle persone. È per questo che prima parlavo di servizi di threat hunting, perché per identificare uno zero day, una cosa completamente nuova, servono esperti che hanno l'occhio per capire che quella cosa sta succedendo e che riescono a interpretare gli allerte che arrivano dall'intelligenza artificiale. Probabilmente un oggetto di questo genere genera degli alert. Il problema è capire chi guarda, diciamo, i sistemi che generano gli alert, se è in grado di identificare che è in atto un attacco. Abbiamo visto veramente tantissime aziende che sono state attaccate dove i segnali della compromissione erano evidenti anche, quindi magari attacchi anche conosciuti, che si sono accorti dell'attacco solo quando poi ha creato il disservizio. Oggi il grosso problema è proprio questo, che spesso le aziende non hanno le competenze, non hanno il tempo. Gli attacchi, ricordiamoci, che spesso arrivano di notte o quando c'è meno presidio, gli attaccanti lo sanno. Se ho all'interno della mia azienda dei sistemi critici o non ho qualcuno che li tiene d'occhio 24 ore su 24, probabilmente mi accorgerò dell'attacco magari lunedì mattina quando riparte tutto quanto. Magari lunedì mattina è troppo tardi, magari i danni che sono stati fatti sono irreparabili, mi hanno già esfiltrato tutti i dati che dovevano esfiltrarmi e io arrivo quando ormai è troppo tardi. Quindi ancora una volta le tecnologie
mi danno degli aiuti, intelligenza artificiale, ma è fondamentale avere le persone che possano interpretare questi aiuti e possano fare le azioni correttive necessarie per andare a identificare l'anomalia che nessuno ha mai visto. Questo è assolutamente fondamentale, perché altrimenti si rischia appunto di accorgersene quando ormai il danno è diventato esagerato. Pagani, che ne pensa? Esco dal tecnicismo e provo a fare un ragionamento più semplice. Il cigno nero non è un attacco, è una serie coordinata di attacchi finalizzati a far implodere un'infrastruttura. La difesa che l'azienda o qualsiasi operatore tecnologico propone è la difesa ad un punto, non da una serie. Quindi è mal posta la domanda o è mal posto l'interlocutore, cioè noi dobbiamo prenderla da un altro punto di vista. Un mio vecchio maestro diceva che per combattere la mafia bisogna pensare mafioso, per combattere il terrorismo jihadista bisogna pensare jihadista. Ecco, per contrastare o prevedere una tipologia di attacco di guerra cyber bisogna pensare come se noi fossimo una potenza straniera che vuole compiere un attacco su un'infrastruttura critica italiana. Come ragionerebbe? Quali punti colpirebbe? Attraverso quale strategia? Quella è la chiave per disporre le precauzioni necessarie, che stanno non in un nodo nella rete, ma nel capire quali sono i nodi critici connessi tra di loro e come proteggere almeno una parte di questi nodi critici, perché subire un attacco è normale e anche essere bucati è normale, cioè non esiste la protezione assoluta. Il problema è evitare di subire una serie coordinata di attacchi rispetto ai quali non si riesce più a reagire. Quella è la vera minaccia, perché da tutte le altre minacce in qualche modo si paga un prezzo, si subisce un danno, ma ci si rialza in piedi. Se parliamo di sicurezza nazionale, dobbiamo partire da lì, cioè mettere in cima alle nostre preoccupazioni quello che non è mai accaduto, perché se accade una volta è sufficiente una. Certo. Per cui nel ragionare giustamente l'agenzia, l'autorità delegata, le agenzie di intelligence, nel ragionare tengono i due piani, perché bisogna per un verso proteggere il sistema nel suo complesso, nella sua capacità di resistenza e resilienza complessiva, e questo si sta facendo naturalmente per gradi, si fa quello che si può un po' alla volta, ecco. Diciamo anche perché c'è il fattore umano che richiede formazione, quello che diceva tutto correttissimo, ma al tempo stesso bisogna immaginare quali sono i principali punti critici e non basta perimetrarli nel perimetro come abbiamo fatto nel perimetro cibernetico, come infelicemente l'abbiamo definito, diciamo. Bisogna anche capire come questi soggetti perimetrati vengono realmente protetti. Ci sono due punti, uno che mi preoccupa, uno è la burocratizzazione del processo, cioè introdurre un sistema talmente burocratizzato di certificazioni che fa sì che un operatore, un'azienda, per scaricare un aggiornamento deve certificarlo e rimane scoperta o lo scarica senza essere in regola, diciamo, per coprire delle vulnerabilità che ci sono subito, oppure fino a che non è certificato dal processo burocratico rimane scoperta ed è più vulnerabile. Questo è un punto su cui bisogna ragionare. L'altro punto è quello che accennavo primo, quando stiamo parlando di infrastrutture critiche che subiscono un attacco anche portato da un, fra virgolette, privato, cioè da un criminale, non da uno Stato direttamente, uno Stato non opera direttamente con le sue forze armate, opera attraverso organizzazioni criminali, se non vuole essere, che non vuole che sia attribuibile l'attacco. Ecco, bisogna però che di fronte a una minaccia di questo tipo si adottino capacità tempestive di risposta che possono essere attuate solamente alla normativa vigente, oppure che abbiamo la legge, diciamo, la legge non le ha mandate il padre eterno, si possono cambiare. La normativa vigente solamente gli operatori di AISE e di AISI possono, con il sistema della doppia chiave, cioè con l'autorizzazione della Presidenza della Repubblica, del Consiglio dei Ministri e della Procura, possono compiere reati sostanzialmente, cioè attaccare è un reato. Noi dobbiamo fare in modo che chi può attaccare sia nelle condizioni di farlo, cioè abbia
le informazioni necessarie in modo tempestivo e gli strumenti per poter, con un comando cyber, attaccare chi ti attacca, se vuoi proteggere le infrastrutture. Non sto parlando naturalmente di Anonymous o di una minaccia di questo tipo qui, non parlo delle fesserie, parlo delle minacce serie. Alle infrastrutture critiche del nostro paese, certo. Molto chiaro, onorevole Pagani. Vieni il suo commento finale, così ci avviamo verso la conclusione, e poi vorrei chiudere con la formazione, quindi con Costarelli e Setola. Onorevole Vieni? Non la vedo, allora passiamo subito alla formazione. Preside Costarelli, è fondamentale quindi formare gli studenti e dico io anche i futuri agenti della cyber security. Sì, sicuramente sì, insomma tutto il discorso portato avanti finora mi sembra che appunto lo abbia confermato da più parti. Formazione dei giovani sicuramente, io aggiungo anche formazione del personale della scuola, del personale che oggi lavora in questo ambito, quindi amministrazione, quindi docenti, perché sono continuamente nella gestione di dati che ovviamente non sono, ecco, compromettenti a livello di sicurezza nazionale, non hanno sicuramente questa entità come valore singolo, ma hanno un portato comunque valoriale significativo, e soprattutto su quell'attenzione e la consapevolezza della gestione. Noi lo viviamo tutti i giorni, cioè il docente che apre il registro elettronico, dobbiamo ricordargli attenzione a quando si mette una password, attenzione in segreteria a non lasciare il post-it che mi capita ancora ogni tanto di vedere con la password applicata a video, perché altrimenti lì poi non serve data breccia, lì la apriamo noi la strada. E da questo punto di vista ancora abbiamo molto da lavorare, quindi sulla formazione da questo punto di vista servono forti investimenti, perché nella scuola siamo parecchio indietro. Sì. Roberto Setola, quindi la miglior difesa è la formazione, competenze. Lei porta avanti questo master da tanti anni. Sicuramente più un sistema è complesso, più la fragilità intrinseca nel sistema deve essere compensata dal fattore umano. Volevo riprendere un attimo quanto aveva detto prima il onorevole Pagani. Noi abbiamo sviluppato col CNAIPIC una forza di polizia per affiancare le infrastrutture critiche. È evidente, una forza di polizia non può avere una proiezione verso l'esterno. Questo è un elemento che in altre nazioni si è già fatto come analisi. La Francia ha fatto recentemente una serie di iniziative per concedere, nel caso all'esercito, un'attribuzione diversa. Gli Stati Uniti avevano posto questo tema già nel lontano 2003, di una capacità di, loro chiamavano, di autodifesa che andava un po' oltre, diciamo, la legittima difesa come la interpretiamo noi. È evidente che il confine nel cyber è una cosa molto, molto più light. È ovvio che quegli attacchi sistemici di cui parlava prima Corriere Pagani sono quelli che ci potrebbero fare davvero male. Attacchi che potrebbero anche essere di natura ibrida, dove vanno a essere contemporaneamente eventi di natura cyber con eventi di natura fisica. In Europa recentemente sono state promosse due nuove proposte di direttiva, una che si chiama NIS2, l'altra che si chiama CER, per la protezione rispettivamente del mondo cyber e del mondo fisico. Probabilmente è una riflessione che dovremmo fare, quella di iniziare a ragionare sulla sicurezza cyber, ma anche sulle problematiche fisiche della sicurezza delle grandi infrastrutture critiche, anche perché oggi l'impossibilità di comunicare dalla periferia al centro può avvenire con un attacco DOS, può avvenire con un attacco malware, ma anche banalmente con un escavatore che trancia il cavo di collegamento. Ragioniamo, dobbiamo sempre più ragionare in ottica di cyber physical system, perché ormai parlare di cyber e di fisico separatamente non è più adeguato per gestire la complessità.
Grazie professor Setola. Walter Narisoni, vuole aggiungere qualcos'altro a queste conclusioni del professore? Mi associo a dire che assolutamente la parte di formazione è fondamentale per questo tipo di lotta. Oggi quello che stiamo vedendo in qualsiasi azienda, sia pubblica che privata, c'è molta difficoltà a reperire le figure corrette per poter rispondere a quello che sta succedendo. E le stesse persone, spesso gli viene messo in mano uno strumento che è il computer senza dargli la formazione necessaria per utilizzarlo nel modo giusto. Pensate che ad oggi c'è tantissima gente che lavora in smart working, quindi non c'è addirittura neanche qualcuno di fianco a lui a cui chiedere in caso di dubbio. Queste cose stanno minando sempre di più la sicurezza di qualsiasi tipo di infrastruttura pubblica e privata, perché ovviamente il punto di accesso dell'utente non è più la rete aziendale, ma la rete domestica, dove probabilmente non ci sono neanche tutte le difese necessarie per poter proteggere l'azienda che permette l'ingresso dall'esterno. Di conseguenza è fondamentale, lo sarà sempre di più, il fatto che le persone che utilizzano gli strumenti tecnologici abbiano le competenze, e mi associo assolutamente alla cosa che è assurdo che all'interno delle scuole non si insegni neanche in ingegneria informatica la parte di cyber security, perché è un problema che diventerà sempre più grosso se non facciamo qualcosa per tempo. Certo, grazie allora a tutti, grazie a chi ci ha seguito da casa, le tante persone, grazie agli illustri relatori che vado a ringraziare nuovamente: Massimiliano Capitanio, Giovanni Arcuri, Cristina Costarelli, Federica Dieni, Walter Narisoni, Alberto Pagani, Roberto Setola. Potete continuare a seguirci sul nostro sito Cyber Security Italia e ad essere aggiornati costantemente sulle nostre notizie, sui nostri articoli, iscrivendovi alla nostra newsletter. Grazie a tutti e al prossimo nostro webinar. Grazie davvero a tutti, arrivederci.